E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo a Manerba, a un'ora di strada dall'apiario, e siamo qua per recuperare uno sciame insediato nel tubo di scarico di una stufa pellet. Il tubo è di circa 10 cm di diametro e dopo aver valutato un attimo il da farsi, abbiamo deciso di usare l'aspirasciami e andare giù piano piano col tubo e pian piano aspirare un po' di api. Adesso siamo già a metà del lavoro. Abbiamo già aspirato un po' e speriamo di aver preso la regina. Se non fosse così, dobbiamo aspettare. Perciò è tutta una questione di fortuna ora. E ci vediamo tra poco quando saremo a buon punto. Il video di uno stura scarichi. Senti come picchia dentro. Io tolgo tutto. Allora, vedi così. Ok ragazzi, il grosso è fatto, adesso stiamo aspettando che tutte le api che ancora sono nel tubo vadano dentro il cassettino e che ancora quelle che stanno volando ritornino dentro. Ci vorrà un po', però molto probabilmente la regina è presa dentro il cassettino e adesso c'è da aspettare. E a dopo. Ragazzi, speriamo sia quasi finita. Per un attimo abbiamo temuto che fosse rientrata la regina, però è probabile che siano state le bottinatrici perché ce n'erano un po' e che volavano e rientravano e allora stavano lì a ventilare. Con il fumo le abbiamo spostate, le abbiamo fatte spostare da lì il più possibile in modo che non si riappoggiassero e adesso tutte le api che sono qua, come vedete lì per terra, prima erano lì sopra, col fumo le abbiamo tenute spostate, gli ho tappato il buco così non sono più invogliate a risalire e adesso queste qua stanno richiamando tutte le altre. Tutta questa nuvola di api che c'è qua intorno prima era qua sopra, adesso pian piano si sposta e faranno un ritorno, cioè entreranno nel nuovo polistirolo. Una questione di aspettare e aver pazienza. Quindi ragazzi, quando fate un recupero, mi raccomando, piuttosto perdete 5 minuti in più,
perché non so voi, ma io di rirecuperare uno sciame che si va a insediare nuovamente nella posizione originaria non ne ho voglia. Perciò ecco, aspettiamo ancora e vediamo.